Allora, per quanto riguarda l'ambiente, noi abbiamo già dato nel nostro sito accoglienza e pubblicità a una situazione potenzialmente pericolosa che ci era stata segnalata da un cittadino, un rischio di inquinamento delle falde acquifere, che appunto qui siamo in zona di sorgiva e sarebbe chiaramente molto grave. E chiaramente vogliamo proseguire in tal senso e come sempre, come ho già ricordato, invitiamo i cittadini a collaborare, a segnalare ogni situazione potenzialmente pericolosa. Per noi del Movimento 5 Stelle comunque la salvaguardia dell'ambiente è assolutamente una cosa fondamentale messa chiaro e tondo sul programma nazionale. Anzi, avevi fatto la battuta sulla green economy, io posso dirti che noi siamo già oltre, nel senso che parliamo di blue economy, che è un'economia realmente biosostenibile. La green economy molto spesso si maschera con una facciata di biosostenibilità, poi in realtà, se andiamo a vedere nel complesso, non è molto sostenibile dal punto di vista ambientale. Invece la green economy vuole proprio imparare dalla natura, copiare i meccanismi della natura, l'efficienza della natura per avere dei sistemi effettivamente sostenibili. Bene, per noi tutela dell'ambiente vuol dire tante cose, vuol dire innanzitutto no al nucleare, quindi no a nuove centrali, perché la prima fonte energetica è il risparmio inteso come miglioramento dell'efficienza energetica del nostro patrimonio edilizio, che in questo momento è un vero e proprio colabrodo. Abbiamo la stragrande maggioranza degli edifici pubblici che consumano in maniera spropositata. Quindi il miglioramento che, attenzione, non è una cosa solo dal punto di vista degli ambientalisti, una cosa estremistica, ma è una cosa che dà molto lavoro. Pensiamo ai 300.000 posti di lavoro che sono sorti solo negli ultimi anni con il fotovoltaico. Solo con il fotovoltaico negli ultimi anni sono stati creati 300.000 posti di lavoro. Altrettanti ne possiamo creare se si continua a incentivare appunto la riqualificazione energetica e tutte le fonti di energia rinnovabili, il geotermico, l'eolico, il solare fotovoltaico e il solare termico. Ma in Italia in questo momento le lobby del petrolio sono ancora molto potenti e quindi si fa molta fatica a procedere in questo senso. Ugualmente l'ambiente si tutela eliminando gli inceneritori, dal momento che tutto il materiale conferito, che attenzione, fino al momento del conferimento si tratta di materiale ampiamente recuperabile, ampiamente riciclabile, non pericoloso. Invece una volta portato nell'inceneritore lo si brucia e per bruciarlo bisogna aggiungere anche parecchio petrolio, parecchia benzina, perché è materiale che non brucia facilmente, che brucia ben poco, plastiche e altre cose, quindi bisogna aggiungere petrolio. Con costi conseguenti. Ogni tonnellata di materiale che io porto ne esce una tonnellata e più di materiale che a quel punto lì è estremamente tossico, perché io ho bruciato questa massa enorme di rifiuti, ne ho fatto un catramone pazzesco e a quel punto lì è veramente tossico, pericoloso e quindi va smaltito su discariche che dovrebbero essere controllate, ma spesso di controllato hanno ben poco, per non dire che spesso sono controllate sì, ma dalla mafia. Ed è per quello che gli inceneritori vengono costruiti ancora e ancora al sud, e anche per gli incentivi che vengono versati e che molto spesso sono controllati dalla mafia con delle società naturalmente di comodo. L'ambiente poi si tutela impedendo alle grandi multinazionali dell'acqua di succhiarci letteralmente dal sottosuolo milioni, milioni e milioni di litri d'acqua, in cambio veramente di pochissimi spiccioli di concessione. Andate a leggere le cifre, sono pochissimi spiccioli. Come succede per esempio qui vicino a Scorzè, alla San Benedetto, come succede in Lombardia, come succede in generale in tutta Italia. Poi della serie Corluti e Mazziati non solo ci ciucciano l'acqua dal sottosuolo, ma ce la rivendono a grandissimo prezzo, 100, 200, 300 volte quello che l'hanno pagata. Ovviamente la vendita comporta inquinamento perché bisogna produrre le bottiglie di plastica e naturalmente trasportare l'acqua in tutta Italia e quindi inquinamento su inquinamento. L'ambiente si tutela impedendo l'escavazione selvaggia dei greti dei fiumi e la loro cementificazione che modifica in peggio, migliaia di volte in peggio, l'equilibrio idrogeologico e questo si vede benissimo, purtroppo ogni volta che c'è un forte rovescio, un forte temporale, la situazione disastrosa che si viene a creare. L'ambiente si tutela nei centri urbani agevolando, incentivando l'uso della condivisione dell'auto, della condivisione delle biciclette, appunto il traffico su biciclette e la condivisione delle auto.
Pensiamo alla Svezia con un clima estremamente più rigido, estremamente più freddo, che addirittura costruisce autostrade per le biciclette. La stragrande maggioranza del traffico urbano si fa in bicicletta e loro addirittura stanno facendo autostrade. Io non dico di arrivare a questi livelli, magari basterebbe partire dal traffico urbano. L'ambiente si tutela impedendo opere devastanti come il ponte sullo Stretto e la TAV. Ricordo che il Movimento 5 Stelle sul programma nazionale ha detto chiaro e tondo no a entrambe le opere. Lo ripeto, no alla TAV. Il Movimento 5 Stelle dice no alla TAV, punto esclamativo. Basta. Quindi se volete dare un segnale a Roma anche in questo senso, sapete chi votare. L'ambiente si tutela incentivando e sviluppando le ferrovie al posto di nuove strade e superstrade. E il relativo trasporto su gomma che sappiamo arricchisce solo i petrolieri e i costruttori di auto, che ovviamente, come detto prima, sono delle lobby fortissime e quindi spingono in tal senso. Potrei continuare a lungo, potrei dare altre indicazioni, ma chiedo a voi, date un segnale forte a Roma, votandoci, facendogli capire chiaro e tondo che hanno finito, devono finirla di fare i loro comodi e devono passare veramente a una politica per il cittadino. Quindi date un segnale forte. Votateci.